Diciamo che piace più quello del Parma. Quello dello Spezia. Inno Spezia. Allora, la vera domanda è: qualcuno ha visto Daniele Benassi? Secondo me è sparito, non se la sente. Sembra che da ieri sera sia a Melettole, nessuno lo trova, nessuno sa dov'è. È ancora San Polo da domenica scorsa, secondo me. E ancora sul calcio d'angolo, però dirglielo, se no se la prende. Mi felicita, eh? Sì, un po' sì. Federica! Iniziano gli incontri tra Reggiana e Progetto Intesa. Dai, Progetto! Spezia Parma. Qualcuno chiami la Fede, per favore. Spezia Parma, il derby della Cisa, eh? Attenzione. Si poteva giocare anche in quota questa. Bella questa, moderna. Qua il progetto c'ha 8 allenatori che indicazioni. Uma, sembra che mister Sogliani abbia promesso una cena per la vittoria del derby. Sogliani non c'ha neanche le pezze al culo, cosa offre? Gli voglio bene a Sogliani, grande giocatore. Aveva un bel banchino, eh? Sì. Ci abbiamo l'app, oh, noi siamo moderni, siamo mica antichi come le... vabbè, non si dice. Il pubblico è rimasto a tavola, secondo me. Fatto bene, ha fatto. Se sta mai a tavola. Filippo Novelli e Daniele Benassi avvistati da Cesco a Meleto, eh. Direttore, giochiamo in casa. Dogana? No, da Cesco. Avanti del trash. Grande intervento difensivo del numero 6 del progetto. Vediamo qua invece. Parma Spezia. Sai le due distinte delle due che abbiamo noi? Quella del progetto l'ho recuperata. Calcio di punizione, calcio d'angolo, scusate, per lo Spezia. Salto un po' basso. Tanto la coppia Sogliani Bernardi
ha messo in campo la squadra bene, direi Puma. Gli ha bloccato le fasce laterali e l'ha chiusa la cabina di regia, come diceva Alonso Canà. Azione insistita della Reggiana che non molla. Sfida ancora bloccato sullo 0-0. Intanto ho trovato un parastinco. Alla grandezza sembra tuo. Prova a controllare. E attenzione, la Reggiana va in vantaggio. Con il numero... gol del numero 7, Jacobelli Mattia. Ah, c'è Mauro, il numero 7 gol, 1-0 per la Reggiana. Hanno avvistato ben l'incrocio di Cogoruzzo, Sì, è lì che c'è la polletta. Tanto il direttore di gara Toldo ha fischiato un fallo per il progetto. Ottima azione dello Spezia. Salvataggio miracoloso, direi del numero 4 addirittura. Si è salvato un gol fatto, complimenti, gran salvataggio. Ancora bloccati sullo 0-0. Intanto tra il pubblico spuntano facce VIP. Qua, è un posto di VIP qua. Li vedo, c'è della Piacenza Castelnovese qua. C'è anche la Piacenza quella vera. Fatto male, attenzione. Punizione per la Reggiana. Questa è veramente una punizione eccezionale. 2-0. Reggiana ha segnato il numero 9, Mattia Pettinari. È vero, il bel gol, complimenti. Intanto da questa parte lo Spezia attacca, il Parma si difende coi denti. Attenzione! Manizzi da casa sua! Poteva essere una punizione viscida. Qua ancora 0-0, azione del Parma. Intanto continua a arrivare gente, ma non ben. È all'incrocio. Intanto il Parma sta insistendo con un'azione offensiva. Ottima palla. Comunque il progetto non ci sta, Purtroppo due tiri subiti, due gol. Ora una buona punizione. Punizione per il progetto intanto.
anche qua abbiamo messo la Moreno, ha messo la Gold Night Ecology ieri, tanto che ha fatto le righe. Ce l'ha, gliel'ha dato la Simonetta. È attaccati alle porte, quindi non c'è problema, quando la palla entra lo sappiamo. 2-1, ha suonato l'orologio. Attenzione, una Reggiana leggermente frastornata da un gol evitato. Per il progetto ha segnato il numero 6, Riccardo Pivetti. Intanto si preparano nel campo 1. Val Cittadella, campo 2, Como Piacenza. Galvanizzato dal gol di 6. Portier. Stai concentrato. C'è la palla, Portier. Allora, Fede. Grazie. Sta continuando ad arrivare gente da Menettone che non ha visto bene. Mamma mia. Oh, bella situazione. Niente. Andrà a casa, dai. Facciamo senza. Di chi non c'è si fa senza. Grande spaggio. Il progetto non ci molla veramente. Ma no. Sta buttando il cuore oltre l'ostacolo. Grande Boi, un'entrata alla Cannavaro. Parma ancora cerca di... però che bloccata questa partita qua, ancora 0-0 tra i Ducali e gli Spezzini. Sono gli ultimi istanti di questo turno di gioco. Calcio di punizione per il progetto. Siamo agli sgoccioli, deve accelerare il progetto, su deve avere ancora speranza per cercare di pareggiare questo incontro. Vediamo se Sogliani e Bernardi studieranno l'ultima mossa. Contropiede. Ottima chiusura ancora del numero 6, che sicuramente è il giocatore che si è più distinto nella squadra locale. Anche qua siamo agli sgoccioli, ancora 0-0. Partita molto tattica, con qualche azione. I ragazzi stanno tutto anche qua. Guardatelo Alessandro Turri, detto il Toro de Sora. Attenzione allo Spezia, lo Spezia. Niente, mamma, libera anche questa situazione. Palla, dai raga, su. Ancora niente da fare, eh?
Da Menettole nessuna notizia. Ma che tu sappia, stanno facendo un muro, qualcosa. Qua ci dicono che hanno dei grossi problemi. Reggiana cerca di chiudere in attacco. No, quasi buttata giù la telecamera, incredibile. Punizione. Punizione, ancora punizione. E Stefan si guadagna l'ultima punizione. Ed è finita anche qua.